Sempre bello essere qui a Giffoni e avremo un incontro dedicato ai ragazzi e quindi insomma sono molto contenta. E tra l'altro mi piace anche ricordare che l'Innovation Hub è uno dei nostri 8 incubatori certificati della Regione Campania. Tra l'altro hanno ottenuto anche un finanziamento importante da Cassa Depositi e Prestiti, quindi insomma è una struttura su cui c'è molta aspettativa anche a livello nazionale. Oggi parleremo sicuramente del nostro bando, un bando dedicato alle start-up innovative che scade il 31 luglio, quindi abbiamo un'ultima settimana e mi piace ricordare questa scadenza. È un bando in cui crediamo moltissimo, sono 30 milioni dedicati sia alle start-up già costituite, quindi per progetti che ne permettano insomma, un migliore consolidamento anche a livello internazionale, ma anche alle nuove start-up, quindi anche ragazzi e ragazze che hanno delle belle idee di impresa, delle idee ad alto potenziale, possono presentare la loro proposta e poi, qualora insomma, questa proposta venga ritenuta valida, insomma, costituirsi in un secondo momento. L'altra cosa che mi piace sottolineare è che per questa edizione il bando è tutto in digitale, quindi sulla nostra piattaforma Servizi Digitali della Regione Campania è tutto facilitato, non si presentano preventivi, carte, insomma è un processo molto semplice e mi piace che se parliamo di innovazione insomma anche il modo per accedervi sia un modo semplice e digitale. Ovviamente i progetti devono essere concentrati sulle nostre aree della RIS, la nostra strategia di specializzazione intelligente, quindi bisogna individuare un'area ad alto potenziale, individuare una traiettoria tecnologica e presentare la domanda.